possiamo dire, le problematiche che anche noi a Lugo de Marsi viviamo. Ed è stato un momento, io credo, molto, molto importante, un momento che ha insegnato, io credo, a me, ma anche a tutti coloro che hanno avuto modo di ascoltarlo, tante cose. E poi abbiamo avuto anche la presenza del vicepresidente del Parlamento Europeo Pittella, che con un gruppo di imprenditori agricoli ha voluto dare il suo impegno preciso affinché si potessero mettere in campo e mettere in cantiere quelle idee che sono venute fuori in vari incontri, in varie riunioni, proprio dai nostri rappresentanti della lista che sulle tematiche agricole. Abbiamo sviluppato una serie di percorsi, una serie di idee appunto che vogliamo mettere in cantiere. Abbiamo messo siamo andati, se così si può dire, ai massimi livelli disponibili, che hanno dato la loro disponibilità per dare anche qua un contributo serio, concreto, fattivo allo sviluppo, soprattutto lo sviluppo, se vogliamo, lo sviluppo economico di Lugo de Marsi. Poi abbiamo ovviamente dovuto spiegare a tutti i cittadini tante cose che stanno accadendo e che sono accadute a Lugo de Marsi. Io credo che è stata una campagna elettorale per certi versi, dove noi abbiamo parlato delle cose da fare, abbiamo parlato delle cose che vogliamo fare, che vogliamo dire. Per quello che abbiamo potuto vedere, abbiamo avuto un confronto anche con uno dei due candidati a sindaco, e credo che le cose che in qualche modo sono state dette nei rapporti, nei vuparlè, nei porta a porta, sarebbe stato più utile invece che fossero venute fuori in incontri ufficiali, in maniera che il sindaco poteva in qualche modo anche dibattere e rispondere, invece non utilizzare il sistema del confronto e poi magari nei comizi o nel porta a porta parlare di cose senza la possibilità del contraddittorio. Io credo è soltanto un momento di propaganda, ma questo in campagna elettorale non credo che aiuti però a crescere e a capire i problemi. Nel vivo proprio dei numeri, anche perché penso che i lucchesi se lo domandino, questioni come le incompiute, il ponte, la sospensione della licenza del bar, notizia di stamattina, come rispondi a questi che sono alcuni degli appunti che ti sono stati fatti? Ma sì, ci proverò, anche perché ci vorrebbero 24 ore, solo per dire questo. No, ma ecco, anche questo infatti si inserisce in quello detto prima, con la risposta fatta già prima. Si continua a parlare di incompiute, si continua a parlare di cose non realizzate. Io credo anche qua un po' di chiarezza ci vuole. Un po' di chiarezza ci vuole, perché allora intanto si parlerebbe di quattro incompiute. Allora io sfido qualsiasi amministrazione comunale, qualsiasi altra amministrazione comunale, portare a compimento oltre 60 opere pubbliche, tra risanamento idrico e fognario, tra rifacimento piazze, tra rifacimento strade, tra adeguamenti di strutture pubbliche, e delle quattro che loro sostengono che sono rimaste appese, in realtà io quella che considero ancora purtroppo sospesa è quella del teatro, chiamiamolo così, perché poi le altre ci sono. Si parla della incompiuta come il ponte, che è un'opera interamente finanziata, un'opera per la quale i finanziamenti vengono dalla regione, un'opera per la quale i finanziamenti vengono dalla provincia. E allora io credo che questa è un'opera interamente finanziata, ci sono dei problemi tecnici legati, come sempre accade nelle gare d'appalto pubblico, con la ditta, con l'azienda, la ditta che avrebbe dovuto realizzare, che si stanno però risolvendo. Sono, come dire, questioni burocratiche che saremo in grado di risolvere in tempi brevissimi, e l'opera è un'opera interamente finanziata che vedrà sicuramente la sua conclusione. L'altra opera, si parla dell'ex mattatoio, ma anche qua c'è un errore di valutazione, in quanto è un'opera che, oltre ad essere
interamente finanziata, è un'opera per i quali i lavori sono stati già appaltati, tra l'altro a una ditta di Lugo, quindi basta chiedere per sapere, e saranno presto d'arrivo. Si parla ancora della zona, della struttura sotto il cimitero, quando tutti sanno però che quella zona, e quindi lo si dice volutamente in malafede, perché tutti sanno che quella zona è una zona sì voluta fortemente anche dal comune, sostenuta fortemente dal comune, ma è una zona, è una struttura, è un'opera che appartiene alla soprintendenza dei beni archeologici, che era inserita in un progetto un grande progetto dei beni archeologici, e che è stata iniziata, e poi per le problematiche che tutti conosciamo, e cioè per il crollo verticale che c'è stato di finanziamenti dello Stato a tutte le opere pubbliche, a tutti gli enti e a tutte le istituzioni, anche loro hanno dovuto in qualche modo fermarsi. Io quello che posso dire su quest'opera è che noi siamo ovviamente preoccupati e abbiamo chiesto, anzi, abbiamo una sorta di carteggio, di contenzioso tra il Comune di Lugo e la Soprintendenza dei beni archeologici, perché anche noi siamo preoccupati di come si svilupperà questa cosa, perché questa è un'opera che o i beni archeologici la terminano, oppure va bene anche che la chiudano, oppure va bene anche che la demoliscano. Noi non vogliamo che rimanga questa opera pubblica appesa. Certamente l'auspicio è che possa essere completata, ma questo, ripeto, non è una cosa che può essere assolutamente imputata a noi, è una cosa che va imputata, così come correttamente va imputata, alla Soprintendenza dei beni archeologici. Quindi ci assumiamo le responsabilità per quello che abbiamo, ma per piacere non dateci anche quelle per le quali non c'entriamo niente. E quindi rimane a questo punto soltanto la questione del teatro, che quella sì l'abbiamo voluta noi, l'abbiamo fortemente voluta, ma quella è partita in un periodo, in un contesto storico che è decisamente, storico-economico, che è decisamente diverso a quello che oggi stiamo vivendo. Noi venivamo da un periodo in cui davvero i bilanci dei comuni erano, in particolare del nostro, perché siamo sempre stati un comune che è stato attento a queste cose qua, e quindi ai bilanci, e quindi avevamo i bilanci ovviamente in ordine, ma avevamo i bilanci floridi che ci consentivano di poter investire con una certa continuità, e questo l'abbiamo dimostrato, come ho detto prima, nel tempo. Poi di punto in bianco la situazione economica è cambiata. Questo non lo dico io, questo lo dicono i fatti, questo lo dice la storia del nostro paese, e quindi c'è stato anche qua un crollo vertiginoso dei trasferimenti dello Stato ai comuni, al nostro comune in particolare, e ci siamo trovati con un'opera iniziata che doveva essere però a tutti i costi completata, ed iniziata la ricerca dei finanziamenti a 360 gradi. Abbiamo inserito questo progetto, quest'opera, in tutti i progetti e in tutte le possibilità di finanziamento che esistevano in Italia. Abbiamo chiesto l'accesso a tutti i tipi di finanziamenti, mi riferisco all'8x1000, al 5x1000, a tutte quelle cose che consentivano in qualche modo di avere dei canali. Oggi non siamo ancora in grado di terminarla, non siamo in grado di finirla, ma abbiamo la possibilità, con un finanziamento che dovrebbe arrivare a giorni, tra l'altro, di un finanziamento che viene dal fondi del Senato, che ci dovrebbero consentire di aprire quantomeno una parte, e quindi di rimuovere anche questo grosso ostacolo che noi abbiamo, e quindi dare una prima risposta, una prima funzionalità a questa opera pubblica che viene, e che in effetti è ancora però forse l'unica incompiuta che noi abbiamo. E continueremo chiaramente alla ricerca di finanziamenti. Continueremo alla ricerca di finanziamenti, noi lo diciamo, l'abbiamo scritto anche nel programma. Non escludiamo, se ci sarà data anche la possibilità, di ricorrere anche a forme di finanziamento diverso, anche eventualmente di privati, per trovare i finanziamenti necessari, perché questa opera pubblica è un'opera che comunque noi vogliamo cercare in tutti i modi di completare. Ti avevo chiesto appunto della
della licenza sospesa, la notizia di stamattina. Sì, questa. Sì, insomma, del perché proprio oggi. E dunque questo era l'ultimo appunto. Poi non. Sì. Vado? Sì. Vai. Sì. Allora no, su questa la risposta è più semplice, no? Perché a volte ci si fanno mille domande, no? E poi è più la dietrologia che lavora rispetto alla realtà molto semplice. L'atto è stato fatto oggi semplicemente perché oggi poteva essere fatto, nel senso che noi il 30 di aprile, tarda mattinata, il Comune di Luco ha ricevuto un plico da parte dell'Arma dei Carabinieri dove dava una serie di disposizioni precise e dove chiedeva alla Questura e al Comune di Luco la verifica della possibilità della revoca della licenza. Noi immediatamente, sto parlando del 30 di aprile, tarda mattinata, noi immediatamente ci siamo messi in moto, come sempre accaduto, nel pieno rispetto di quelle che sono le regole, di quelle che sono le cose che si possono fare, in stretto rapporto con ovviamente l'Arma dei Carabinieri e con la Questura, abbiamo stabilito questo percorso che ha portato alla emanazione di ieri mattina, tarda mattinata, l'emanazione di questa mia ordinanza che prevede la sospensione, la chiusura quindi momentanea di 30 giorni nelle more di una verifica, così come chiedono i carabinieri, di una possibile revoca della licenza. Quindi anche qua non ci sono storie strane e misteri particolari, semplicemente il sindaco di Luco si è attivato, così come ha sempre fatto fin dal primo giorno in cui è stato eletto, con l'ottica sempre di essere al servizio dei cittadini. Semplicemente il sindaco di Luco si è attivato nell'esatto momento in cui è stato messo in condizioni di potersi attivare, non un minuto prima, ma neanche, permettetemelo di dire, un minuto più tardi. Abbiamo fatto esattamente quello che dovevamo fare nel momento in cui si doveva e si poteva fare. Grazie sindaco. Dunque, l'ultima domanda, poi ti svincolo, ti lascio definitivamente la parola. Come detto prima, ripercorrendo Zanonato, l'immigrazione, il multiculturalismo e Pittella, agricoltura, la tematica che ritieni più rilevante, la preoccupazione che ti sta più a cuore, qual è? Grazie. Ma qui è importante, perché purtroppo la campagna elettorale, giustamente i temi della campagna elettorale ognuno cerca di dettare i suoi. Ma io qua vorrei dire invece la cosa più importante che noi nel programma in qualche modo abbiamo cercato anche di focalizzare. Cari amici e cittadini, noi a Luco sì, abbiamo le nostre problematiche, ma Luco è inserito in un contesto nazionale, provinciale, regionale, nazionale, in un contesto di crisi profonda. Noi abbiamo le aziende che non sanno come sbarcare il lunario, se posso dire così. Noi stiamo vivendo una crisi economica tra le più profonde che il nostro paese, l'Italia, ha mai vissuto. Noi abbiamo le famiglie che hanno davvero il problema reale di non arrivare, non dico alla terza settimana, ma oggi addirittura ci sono famiglie che arrivano alla seconda settimana e poi non sanno più come andare avanti in un sistema che è ad inseguimento, si va sempre a rialzo, le tariffe che crescono sempre di più, i costi che crescono sempre di più, gli stipendi invece che sono sempre più bassi. Questo è il problema che stiamo vivendo, e chiaramente questo secondo me è il problema più importante che dobbiamo cercare di affrontare e cercare nei limiti delle competenze e delle possibilità di risolvere.